voglio ringraziare i tifosi che l'altra sera sono venuti in palestra a ringraziare la squadra, non ringraziare, a sostenere la squadra in questo momento non semplicissimo. Sono stati molto affettuosi, molto partecipi e devo dire che ha fatto piacere perché è stata un'invasione pacifica, un'invasione bella da parte dei tifosi che si sono avvicinati alla squadra e hanno quindi sostenuto la squadra in questo momento. Quindi un grazie ai tifosi. Per quanto riguarda Anosike, il lavoro prosegue, è ovviamente un inserimento di un giocatore che è rimasto fermo 2 mesi, ovviamente fermo, che ha fatto qualcosa, ma ovviamente non era impegnato con squadre ufficiali e con impegni ufficiali, di conseguenza ha giocato l'ultima gara l'11 novembre, oggi siamo al 22 gennaio, è passato un po' di tempo e quindi è un ragazzo che sta cercando di prendere condizione, sta lavorando bene, un ragazzo intelligente e che quindi ha avuto facilità a inserirsi negli schemi d'attacco e di difesa perché è un ragazzo di elevato spessore intellettuale, di comprensione della pallacanestro, quindi questo l'ha aiutato molto a inserirsi velocemente. È chiaro che fisicamente non sarà al massimo perché oltretutto lunghi farà anche un po' più fatica a entrare in condizioni, però sta lavorando bene, ho fiducia che possa dare un contributo, non so per quanti minuti, poi il campo ce lo dirà effettivamente domenica, insomma. Ieri l'altro Zarina ha avuto una piccola distorsione alla caviglia, niente di grave, mi dicono, se il giocatore se la sente, oggi proverà a muoversi e forse domani sarà aggregato, non credo sia niente di grave, penso che sia una cosa di facile risoluzione, di breve risoluzione, non dovrebbe essere nulla di grave, le notizie di oggi sono tutto sommato confortanti. La squadra ha lavorato duro in questi giorni per la partita di domenica, la quale ovviamente teniamo tutti in maniera particolare. Unica problematica solamente su Banks, il quale continua ad avere dolore alla mano, al dito. E a proposito di Banks, volevo dire che c'è stato un articolo di del signor Tagliavini in settimana. E come Travaglini, dove mi accusa di aver forzato il giocatore domenica scorsa a giocare. Non l'ho mai fatto in carriera, io ho iniziato ad allenare che avevo 18 anni quando smisi di giocare, non ho mai forzato il mio giocatore, che fosse un ragazzino, che fosse un professionista, a giocare se le condizioni non erano per mettere al pieno nel garantire la sua integrità, voglio dire. Il professor Palaia, dottor Palaia, che ha lavorato a Lecce, come sapete, tanti anni, che ha la mia totale stima e fiducia, mi ha detto che se il giocatore se la sentiva poteva provare. Il giocatore, di sua spontanea volontà, mi ha detto che voleva provare venerdì e si è allenato. Si è allenato anche sabato, Cosma la sento, voglio giocare, e di conseguenza, quando mi ha detto che se la sentiva e che voleva giocare, ho dato ovviamente la possibilità al giocatore di aiutare la squadra. Era in condizioni non ottimali perché veniva da tanti giorni di inattività dopo l'infortunio del 27 dicembre e con l'altra problematica che c'è stata, di conseguenza ha fatto una partita forse non brillantissima, ma ha dato il 200% di quello che poteva dare, quindi lo ringrazio perché lui, sua spontanea volontà, ha voluto giocare. Quindi per rispondere al signor Travaglini, io non spingo mai un giocatore a giocare se non se la sente e se il medico non dà il benestare. Non l'ho mai fatto in carriera e non lo farò mai. Okay? Non so se il giocatore se la sentirà di giocare domenica perché era dolente, si è fermato diverse volte. È una cosa che deciderà lui insieme al medico. Se il giocatore potrà vestire la maglia domenica, ne sarò ben felice. Non so se si allenerà o meno, però ripeto, io non forzo mai un giocatore. Per quanto riguarda il discorso delle palle che ho fatto domenica, e qualcuno di voi era qua in sala stampa, io non ho, diciamo, offeso nessuno, e questo è il secondo punto di questo articolo di questo vostro collega, in cui mi accusava di avere accusato il giocatore di non avere le palle.
chi era qua in sala stampa, qualcuno di voi c'era, e chi ha sentito la mia conferenza stampa potrà ricordare molto chiaramente che io ho detto che la domanda precisa, come si viene fuori da questo momento? Con le palle. Non perché i miei giocatori non ce l'hanno, anzi, perché sono fiducioso che i giocatori possono tirare fuori le palle. Assolutamente sì. Non ho mai dichiarato che i miei giocatori non hanno le palle. Assolutamente mai. Qualcuno di voi era presente, si ricorderà che questa domanda precisa, tu annuisci, mi fa piacere, come si esce da questo momento con le palle, che è la traduzione con carattere e determinazione, che penso che sia una normale e necessaria condizione per uscire da un momento di difficoltà. Tutto qua. Quindi non ho offeso nessuno, non ho mai pensato che i miei giocatori non abbiano palle, non ho mai pensato di avere una squadra senza palle, è una squadra che in questo momento è in tensione, come sappiamo, come ho detto e confermo dalla settimana scorsa, ma di sicuro non ho mai dichiarato questo. Tu annuisci, mi fa piacere, ripeto, ho dichiarato che per uscire da questo mercione vogliono le palle, ripeto la traduzione, carattere e determinazione, questa è la traduzione. Ovviamente in un momento di difficoltà ci vogliono queste qualità, quindi non ho offeso nessuno. Tra l'altro di questa cosa ne ho parlato con Zeri, che ci ha fatto una sana risata, e la cosa ovviamente è andata nel dimenticatoio, ma mi sembrava giusto poter rivedere in questa sede qua. Per quanto riguarda le squadre che vengono cambiate di anno in anno, a Turner è stata fatta un'offerta, siccome questo giornalista qua diceva che bisogna tenere lo zoccolo duro. No, mi diverto un po', siccome sai perché faccio una premessa, perché finché un giornalista mi dice non mi piace come alleni, non mi piace una squadra gioca male, sono considerazioni soggettive. Non mi piace quando vengono dette cose che non sono esatte, quando sono assolutamente confutabili e quando sono assolutamente non vere, allora mi dispiace di queste cose. E quindi mi sento il dovere, per la mia onestà e per la mia intelligenza, dover ribattere delle cose che non sono assolutamente vere. Quindi quando lui dice che la squadra l'anno scorso doveva tenere Mays, Turner e Dory James, io posso garantire invece che a Turner è stata fatta un'offerta durante la stagione, ok? Che il giocatore ha disatteso, va bene? Il giocatore l'ha disattesa per poi andare a accettare l'offerta che ha fatto Cremona più avanti, che era migliorativa, ok? Quindi il giocatore ha fatto la sua scelta, che è normale, ha aspettato per avere un'offerta migliorativa che in effetti gli è arrivata. Ok? Quindi a Tarra è stata fatta un'offerta, ripeto, in campionato, durante il campionato. Quindi neanche abbiamo aspettato l'estate. Durante il campionato, primavera più o meno, abbiamo fatto un'offerta. Il giocatore ha detto no, voglio aspettare per vedere se posso spendere più soldi. A quel punto, ovviamente, entrambi sono andati su strade diverse, è normale, ha trovato una sistemazione con un contratto maggiorativo, con un contratto migliorato rispetto a quello che abbiamo offerto a noi. Normale, mercato dei giocatori che ci può essere, è normale. Quindi, tale lo volevamo tenere. DeRoy James, così come Simmons, così come Marcus Damon l'anno scorso, così come Pullen, così come Gibson, così come tanti altri che sono passati in questi anni, sono tutti ragazzi che sono andati a migliorare le loro condizioni contrattuali. Questo cosa vuol dire? Che il lavoro che facciamo qua, evidentemente un po' di qualità ce l'ha, perché tanti dei nostri ragazzi vanno, fortunatamente per loro, a prendere più soldi di quelli che prendevano qua. E per noi, e per me come allenatore, è una soddisfazione. A me fa anche piacere. Dispiace se magari qualcuno che vogliamo tenere non può rimanere perché non abbiamo abbastanza soldi per competere con squadre di Eurolega o con squadre russe. Ma se molti di questi ragazzi vanno in squadre che possono pagare molto di più, da un lato mi fa piacere. Così come DeRoy James è in Russia, dove sta andando anche bene, perché evidentemente questi due anni sono anche serviti per crescere, prende parecchi soldi di più, ma era sicuramente una condizione che voleva assolutamente guadagnare di più. Così come Mays sarebbe costato come tutti i nostri reparti lunghi di quest'anno. Così come Simmons, che è andato per l'Olympiacos. Così come Gibson che è andato in Cina a prendere i 70.000 euro al mese. Sono tutte situazioni, poi ne possiamo menzionare tanti altri, ne possiamo citare tanti altri che fortunatamente in questi anni sono passati di qua, ma che hanno fatto scelte diverse. Quindi Tara lo volevamo trattenere,
come Derrick James, e Messi è un giocatore assolutamente per noi improponibile dal punto di vista del salario. Chiedete a Giuliani se volete averne conferma. Questo solamente per dire che quando noi non tratteniamo un giocatore, non è che ci divertiamo a rivoluzionare ogni anno. Abbiamo forse un pizzico di merito sul fatto che i giocatori qua rendono una certa maniera, ok? Abbiamo fatto 4 stagioni in cui abbiamo sempre centrato gli obiettivi con giocatori che si sono sempre messi in mostra e che hanno avuto modo ogni anno di andare a cercare in quello successivo contratti migliorati. Quindi è normale che un giocatore da professionista vada dove ci sono più soldi. Non mi sembra niente di scandaloso, e se noi non possiamo trattenerli, ci sta, è normale. Non siamo Panathinaikos, non siamo Olympiacos, non siamo neanche forse Sassari in questo momento, che ha un budget sul programma nostro. Faccio degli esempi, perché Dyson e Todi sono andati a Sassari, ad esempio. Dyson lo voleva trattenere, il prestito era disposto a un sacrificio, però è chiaro che Sassari offre l'Eurolega e può offrire più soldi. Solo questo, per quanto riguarda il discorso dei giocatori che non riusciamo a trattenere. Non è che noi ci divertiamo ogni anno a rivoluzionare. E a proposito di questo, meno male che quest'anno, meno male che ho insistito molto, e ho molto insistito, ma molto, per tenere Zerini. E ho dovuto insistere molto, perché sennò, ovviamente, avremmo veramente sfaldato tutto quanto. Meno male che ho insistito molto per tenere Zerini, con un fortunatamente era già sotto contratto. Per quanto riguarda il settore giovanile, dove vengo accusato di non seguire il settore giovanile e di non aiutare la società nel programmare sul settore giovanile. Io ho lavorato 8 anni in Virtus, di cui 6 come responsabile del settore giovanile Ettore Messina. Okay? Dopo il passato in Serie A mi sono affacciato anch'io alla Serie A, però rimanendo anche nel settore giovanile. Quindi 8 anni in Virtus, 6 sotto Ettore Messina come responsabile del settore giovanile. E con la grande fortuna di poter lavorare con Porelli, che non so se tutti quanti voi lo conoscete, è stato un grandissimo della pallacanestro italiana, un nome che ha qualche capello bianco, se lo ricordo sicuramente, un nome straordinario della pallacanestro italiana, un presidente di grandissima intelligenza, di grandissima personalità e grandissima lungimiranza. E dopo sono andato, dopo gli 8 anni di Virtus, sono andato a Rimini, che è stato uno dei settori giovanili più fiorenti in Italia. Daniele se lo ricorda sicuramente, sono stati giocatori come Semprini, Ferroni, Ruggeri, Carlton Miles, Righetti, Filippo Rossi, Morri, con ragazzi solo di Rimini. Quindi diciamo che io ho una certa cultura in quanto l'ho vissuta il settore giovanile, so bene, l'ho visto bene sia a Bologna che a Rimini. La società non mi ha mai fatto una domanda sul settore giovanile, non mi ha mai chiesto nulla. Secondo me vengo accusato di essere uno che non guarda queste cose, che non partecipa al settore giovanile, che non prende responsabilità sui giovani italiani. La società su queste cose non mi ha mai chiesto nulla, ok? Io non sono una persona invadente, non mi è stato chiesto nulla, rimango nel mio, faccio il mio lavoro e chiedo, se qualcuno mi chiede qualcosa, rispondo. Ma su una cosa del genere, se non mi viene chiesto nulla, evidentemente non interessa il mio pensiero, io evito di essere evadente e andare a dire cose che magari non sono gradite. Questo solamente per rispondere al signor Travaglini, ok? Perché onestamente finché mi accusa che la squadra gioca male, gioca bene, gioca male, sono cose che le lascio commentare come crede. Non mi piace quando ovviamente dice delle cose inesatte, quando dice che forza un giocatore a giocare che non è vero, quando non partecipo appunto alle questioni del settore giovanile che non è mai stato chiesto, quando pensiamo di ogni anno ci divertiamo a smembrare squadre, quando invece i giocatori molte volte, beati loro, vanno a prendere molti più soldi e ne sono felice, così come quando effettivamente la questione di Zerini, cioè, o delle palle dei giocatori, siccome non sono cose vere. Queste mi sentivo il dovere di dibattere a un signore che ha detto delle cose che non sono assolutamente veritiere, e che onestamente non vedo cosa c'entra in questo momento qua, da settore giovanile o stare a sindacare sul fatto che il giocatore ha le palle o meno, quando io, ripeto, non ho mai detto queste cose qua. Mi sono state messe in bocca delle cose che non ho detto. Mi sembrava dovere e doveroso ripetere, riprendere queste considerazioni. Quindi direi che la conferenza è chiusa, abbiamo parlato di Rosicche, di Zerini, di Banks, della squadra che sta lavorando, dell'inserimento. Direi che la conferenza è chiusa. Vi ringrazio molto per essere venuti, grazie a tutti, buonasera.